Una splendida bambina, una figlia, allegra, determinata, una promettente e talentuosa pattinatrice. Gioia Virginia Casciani, i suoi sogni, la sua carriera, la sua giovane vita, tutto svanito all'improvviso. Un terribile incidente il 27 ottobre dello scorso anno ha portato via Gioia Virginia, a 9 anni, e sua cugina Ginevra Barrabaietto, 17, con cui condivideva la stessa passione, il pattinaggio. Ma Gioia continua a vivere nei ricordi di chi l'ha amata e continuerà a vivere anche grazie al cortometraggio dedicato a lei, piccola grande campionessa, Gioia, l'angelo del ghiaccio, dove il papà Antonio ha avuto la forza di interpretare se stesso. Io ho accettato di far la parte del padre anche un po' perché mi sono sentito onestamente un po' geloso del fatto che qualcuno poteva fare la mia parte nel film, in scene che io ho vissuto realmente con mia figlia, perché le scene girate nel film sono tutte prese dalla realtà della vita quotidiana nostra con Gioia a casa. A Carola Ferrati, 12 anni, il difficile compito di essere la sua cara amica Gioia. Pattinavamo insieme ed è stata una cosa bella interpretarla, però io non volevo imitarla perché Gioia era unica e lo è ancora adesso. Gioia, l'angelo del ghiaccio, è ora anche un'associazione che aiuterà i giovani pattinatori. Gioia avrebbe voluto questo, tutti sentono l'assenza di Gioia e anche al palazzetto l'ambiente è diverso senza Gioia.